Il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, ha partecipato al convegno La risposta al bisogno sociosanitario alla luce dell'evoluzione legislativa organizzato da Sanares. L'iniziativa, giunta al secondo appuntamento, nasce per rispondere alle problematiche e possibili risoluzioni che riguardano le dinamiche sociosanitarie. Peculiarità del convegno è stata quella di aver posto di fronte esperti e permesso nel contesto del percorso sociosanitario di esprimere i rispettivi punti di vista, tenendo in considerazione appunto la legislatura. Siamo in un momento di cambiamento sostanziale dell'organizzazione sanitaria, in cui sia la politica che le imprese devono avere il coraggio di assumere una serie di scelte e decisioni importanti, ha sottolineato il vicepresidente durante il suo intervento. Il passaggio importante, fondamentale dopo il percorso che ancora va completato, di risanamento della situazione debitoria, in particolare delle regioni che sono esposte dal punto di vista economico-finanziario sul sistema appunto di pagamento della sanità, credo debba essere appunto quello di una profonda riorganizzazione del sistema. Ciocchetti ha rimarcato la necessità di dover ridurre i costi della sanità, un'esigenza che non riguarda in particolare solo la Regione Lazio, ma l'intero paese. Inoltre ha sottolineato l'importanza di un potenziamento, da una parte pubblico-privato, della gestione dei servizi sanitari e dall'altra di un rapporto più chiaro e diverso, ma più forte, tra i servizi che devono essere offerti dagli ospedali e la rete territoriale. È chiaro che oggi, aprendo questa fase di necessità di riorganizzazione, abbiamo anche bisogno di condividere, di creare un meccanismo di consenso che sia in grado di poter gestire queste scelte che andranno ancora ulteriormente assunte, avendo superato, diciamo, la fase dell'emergenza reale, che era quella appunto di questi 2 anni e mezzo in cui c'era la necessità di intervenire sul discorso della nomina dei direttori generali e sulla necessità di avere insomma regole più stringenti nella definizione dei requisiti e della costituzione degli albi per le regioni, come il fatto della scelta collegiale nella nomina del direttore generale, che credo debba essere fatto non più solo dal Presidente ma anche dalla Giunta. Credo che anche questi siano passaggi importanti che dovranno vedere da parte delle regioni una necessità. In conclusione ha rilanciato la questione che riguarda la possibilità di riorganizzazione del modello delle ASL, soprattutto in un momento di spending review. Una semplificazione del meccanismo di governo dei territori e delle aziende ospedaliere e delle ASL con ospedali, forse è arrivato il momento di affrontarla veramente, con una riduzione, una semplificazione e anche una definizione chiara di tutti i servizi che debbono essere centralizzati e quelli che invece debbono continuare ad essere svolti con governo territoriale.